Dopo questa banlist andate a scavare tra le vostre vecchie carte perché magari robine che prima non costavano niente adesso vi possono fruttare un bel gruzzoletto. Hello guys e bentornati in questo nuovo Karmarked Watch, ovviamente dedicato alla nuova banlist. Sono cambiate tante tante cose e quindi ragazzi sono cambiati anche i prezzi. Vediamo l'incuribo che ovviamente è bannato, prezzo dimezzato, ci saluta l'incuribo. Sostituto l'incuribo anima abbandonata, che probabilmente inizierà a salire, ha comunque solo un paio di stampe questa carta. Vedremo comunque di meno in generale, Snake puro e di più Farking, che magari vedremo anche di più la combo quella lì con Unicorn e Relinquish d'Anima per rimischiarsi la propria terreno e essere meno vulnerabili a Cosmic. Dulittle Chimera pure verrà utilizzata in Farking. Se giocate Farking, se dovete passare da Snake a Farking, vi dovete procurare questa carta. Non costa e non costerà mai perché è una monopair a tante stampe, però procuratevela. E però ban di Barone, Savage, ma soprattutto Barone, piuttosto che vedere i prezzi e le carte bannate che scendono, come quella dell'Incuribo, andiamo a vedere le carte, i deck intorno a queste carte, e in questo caso Manadium. Manadium che perde veramente, veramente tanto, tanto, tanto. Il prezzo della terreno viene dimezzato, anche magari un po' in vista delle ristampe della rarity, però ragazzi, questo Barone ci fa diventare la nostra handboard, l'handboard di Salamagna. Di Salamagna, quindi token di Nibiru purtroppo. Lo soffriamo, soffriamo. Salirà probabilmente Nibiru. Vero che è stato ristampato a rarity, però magari un pochino sale. O comunque se non ce l'avete procuratevelo perché vi servirà. Assieme magari a vari board breaker che guadagnano value come Talent, come Fulmine Tempesta. Quindi anche queste se non ce l'avete prendetele. E magari anche Apollusa, che nonostante la ristampa appunto anche questa nella rarity, ricordo ragazzi, link in descrizione, prendete utilizzando i miei link la roba fantasia, utilizzate il codice sconto GAME5 così supportate il canale. E nonostante la reprint è l'unico negate facile da fare da extra deck che ci protegge all'HT. Probabilmente comunque la vedremo massimo due negate per giocare un po' attorno a queste talent, perché abbiamo perso sia gli omni negate per proteggerle che per proteggere la nostra Pollusa da eventuali talent prendo, enemy control e prendo, che da che anti-spell che sta 1, e quindi anche questo un altro motivo per cui board breaker guadagneranno molta value. E Apollusa è un'arma un po' a doppio taglio, che però comunque sarà un pezzo fondamentale per le nostre handboard e soprattutto per costruire le nostre handboard. Tidal, nonostante sia stato sbannato, rimane lì come tutti i Drawl Ruler, non farà niente. Boh, lo vedremo nel prossimo meta con i vari supporti acqua che usciranno. Colosso, grande meme. Quando l'ho visto in ballist non ci potevo credere. Dico no, questa è fake. Hanno hackerato l'account di Gunami e invece l'hanno sbannata. Sale la copia ultimate di una ventina e trentina euro a copia. La copia più economica è quella ultra. Praticamente triplica il proprio prezzo. E salgono anche i vari draghi del tuono. Li vediamo qui, sono saliti, sì. Non penso personalmente, hanno praticamente raddoppiato il loro prezzo, ma non penso personalmente che vedremo un deck Thunder Dragon quanto vedremo Mari Colosso splashato in qualche deck, come lo splashiamo nei deck. Ma sarà mica con questa carta che è passata dall'essere 1 euro a copia a 10 euro a copia? Sì, proprio lui. Nemesis, corridoio, che si evoca special dalla mano, scendo come bersaglio uno dei nostri mostri banditi, lo rimischia e si evoca. È un effetto che si attiva nella mano, quindi abbiamo attivato un tuono dalla mano. Lui si evoca special, quindi abbiamo anche un tuono da tributare sul terreno. Come arriviamo a questo pezzo qui? Con Nemesis Bandiera, che si evoca special allo stesso modo con l'altro tizio, e ci tutora un qualsiasi Nemesis. Come arriviamo a questo? Con due livelli 4, due rango 4, Fiamma Infernale Banshee, che invece non è salita. Io vi consiglio di prendervi almeno una copia, per carità. Ce ne sono i copie disponibili, però è davvero davvero forte. Due livelli 4, ci tutoriamo il nostro Nemesis Bandiera, poi lo evochiamo e ci tutoriamo Corridoio. Oppure, cosa secondo me più forte, il Protoss. Anche lui è stato sbannato, prezzo triplicato, molto molto forte. E il bello di questo Protoss è che oltre a chiamare Dark, perché lo controlliamo, possiamo anche chiamare Fuoco. E in un meta che sarà probabilmente dominato da Firking, mi pare forte. Perché possiamo nominare fuoco? Perché quando andiamo a evocare Protoss rimuovendo il cimitero mostri con tre attributi diversi, possiamo rimuovere
a parte rimuove anche il terreno, la nostra fiamma infernale Banshee, che poi si rievoca e quindi abbiamo un fuoco da distruggere, un fuoco sul terreno, possiamo chiamare fuoco, e il nostro amico Fire King ci saluta, e quindi questo c'è da considerarlo. Con lo sban di Protoss sale un pochino Mogli, qua vediamo un picco abnorme, ma in realtà a livello di listing ci sono abbastanza copie, forse più in Italia ci sono copie disponibili che negli altri paesi. Quindi volete giocare Swordsoul? Abbiamo perso Barone, sì, ma abbiamo guadagnato Protoss, che è molto, 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 molto più importante, molto, molto più forte. Mari Mogli, Mari Swordsoul ricombina qualcosa. Kirin sta sempre lì, sbannata, ma non gli frega niente a nessuno. Purrely, anche questo, grande vincitore questa banlist. Hai ripreso un'altra rapida, non sale perché, perché tanto la ristampano. Anche questo nella rarity, quindi rimane lì però... E un'occhiata a Purrely, magari Maria ha carte attorno a Purrely, tipo la capra nera. La capra nera potrebbe risalire un pochino. Vedi che continua a salire sta capra nera. Occhio alla capra nera, ragazzi. Prendetevi le vostre capre nere adesso. Adesso. Girsu, Arpa 3, ce ne frega niente. Purtroppo no. Armageddon Knight c'ha centinaia di stampe, quindi nemmeno lo vado a guardare. Sky Striker prende engage a 3. Rivedremo Sky Striker nel meta? Probabilmente non nel modo in cui ve lo aspettate. Escono nuovi supporti, per carità. L'unica carta costosa rimasta in questo deck è Linkage. Magari combinerà qualcosa, però io sospetto che verrà più utilizzata come engine da speciare in vari deck, con 3 engage, droni che vi dà il boy livello 1, anche se non abbiamo più Linkorivo. Accidenti, non lo abbiamo più. Però ci abbiamo Anima Abbandonata, c'è ancora Ancora. Magari la vedremo in giro in qualche deck, specie in un meta in cui non vedremo praticamente più antispelle, in cui i board breaker sono più forti. Occhio a 3 engage splashati in vari deck. Wanted, ovviamente è finita la paura e la banlist. Risale a 50 euro a copia per i playset e continuerà a salire. È destinata a continuare a salire questa carta, come tutta la roba di... che si gioca nei mazzifuoco, perché è vero che Snake Eye puro ha preso una botta, ma Fire King continua a dominare, anche la strega continua a salire, Bonfire ricomincia a salire, e penso salirà ancora di più di così, perché vi ricordo che non è solo una carta che adesso si gioca in Snake Eye Fire King, ma magari con i nuovi supporti Ashned la vedremo un pochino di più, e anche con Centurion, perché riceve supporti davvero davvero importanti Centurion, e questa ci tutora Trudea, che ci fa fare la nostra combo sotto a Shifter. Promethean sale un pochino, ma niente di che. Poplar sta bassissimo, e sale anche, ovviamente inizierà a salire prepotentemente probabilmente la roba di Branded. Altro deck, probabilmente uno dei pochi deck che se la giocherà con Fire King, Antispell, ciao ciao. Ritorna Branded, un deck che ha un engine che gli permette di rompere molto facilmente comunque le board, non ha perso niente, Puppet sta ancora lì, il Sanctifier infatti da 13 euro a copia, prezzo praticamente raddoppiato, e ne sono praticamente rimasti veramente pochissimi listing, ragazzi. Italiano, inglese, ci sono una manciata di copie a 22-25 euro, poi arrivano a 30 e a 40. Ragazzi, sbrigatevi a prendervi il Sanctifier, anche se penso che durerà poco questa carta. Forse la reprintano pure una rarity, però se volete giocare Branded vi serve. Che volete fare? Puppet Lock è la cosa più forte. Big Welcome, perché parliamo di Labyrinth in un meta in cui ci sarà Falking? Perché comunque è anche un meta in cui ci sarà magari Branded, quindi avete un buon matchup, potete considerarlo. Capra nera e ride, qualcosa magari combina Lab. Runic, Warbreaker meta. Oh, tante magie ci piacciono. L'engine Runic ancora non costa praticamente niente. Ragazzi, se non avete fatto 25 euro, spendeteli in un engine Runic. Cioè, è forte. Combinerà qualcosa magari con Sprite, magari con i nuovi deck, esce Whitefoot, esce roba. Chi lo sa? Prendetevela. Finché non costa niente, prendetevela. Voiceless Voice invece scende piano piano, nonostante non gli sia stato toccato niente, nonostante i supporti in arrivo. Perché questa roba qui, ne parlerò in un altro video. Sì, ne parliamo in un altro video in cui andiamo a vedere magari la tier list dei deck migliori post banlist, e parleremo di perché Voiceless Voice magari non sarà buono quando
quanto ci aspettiamo. Un deck che secondo me invece supererà le nostre aspettative sarà Yubel. Vi servono almeno una copia di L'Amorevole Difensore per Sempre, quindi se non ci avete e volete giocare Yubel, prendetevene almeno una. Un po' mi rode, però me la devo comprare. Centurion, ne ho parlato prima, sta veramente basso, secondo me, non ha perso il Calamity. Ragazzi, il nuovo Sincro 12 è davvero davvero forte, vi aiuta anche a giocare sotto Shifter e giocate anche attorno ai Bestial, Search Engine, c'avete... è tanta roba, quindi costa veramente, cioè poco, tra virgolette, però rispetto ai prezzi iniziali non è male. E io vi consiglio di pensarci e farci un pensierino. Soprattutto in un meta in cui magari vediamo più Boardbreaker, un mazzo che i Boardbreaker se li mangia a colazione perché te fa Calamity, potrebbe essere più forte del previsto. Bestial, anche questi branded, sì, guadagnano un po' di value, quindi prendeteli se non l'avete fatto. E parliamo di Drago Tridente, che continua a salire imperterrito. Perché sta salendo così tanto? Perché sono visti un po' di spoiler in giro di Lede. E ragazzi, il deck Tempai Dragon è tutto common, super praticamente. Forse c'è una ultra che è il drago, non mi ricordo come si chiama, che comunque tutoro alla Spell and Trap. Quindi in vista anche dei nuovi supporti che usciranno nella prossima espansione, Infinite Forbidden, ha potenziale come deck, ci sono poche carte costose, questa è una di quelle. Potrebbero ristamparlo nell'OTS, nel prossimo OTS sì, però è comunque tra un mese, quindi ragazzi se volete giocare questo deck subito vi dovete comprare questa carta probabilmente, e costa. Costa davvero davvero tanto. Un'altra carta di cui voglio parlare, l'ultima di oggi, è SP Little Knight, che nel tempo è sceso e secondo me ricomincerà a salire. È vero che molto probabilmente verrà ristampato nei tin di quest'anno, alla fine dell'anno, che escono comunque a settembre, quindi metà settembre, ci sono più di 5 mesi. Mi raccomando anche questo, se volete preordinare un case di tin, è in offerta su Fantasia, lo sconto dura solo per il resto di questa settimana, penso fino a venerdì, quindi utilizzate il mio link in descrizione, mi raccomando. Però ragazzi, è anche vero che se tornano magari deck come Squeeze, oppure escono fuori altri deck che vogliono proteggere magari il proprio Protoss da risolvere da un eventuale imperma eccetera, quindi magari vedremo più magari doppio SP in alcuni extra deck per proteggere le nostre handboard da Nibiru, le nostre handboard magari vogliamo far risolvere appunto un Protoss, roba e così, potremmo vedere più SP Little Knight nei nostri extra deck. 90 euro per una carta così forte, tra l'altro che checka Apollusa da solo, perché SP Little Knight target Apollusa, e poi Apollusa nei SP Little Knight, in catena SP Little Knight, bandisco Apollusa, ve la toglie, da solo c'è Capollusa, che è uno dei pochi neghette che è rimasti. Secondo me guadagnerà value, quindi se non ce l'avete ragazzi, secondo me è un buon momento per prenderlo adesso, se volete giocare competitivo, c'è da prenderselo secondo me. E niente ragazzi, questo è quanto, spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, mi raccomando, iscrivetevi, mettete like, commentate, comprate, preordinate a Fantasia utilizzando i miei link, e ci vediamo al prossimo video. Bye bye guys.